Siamo adesso sul pontile del circolo canottieri Agropoli e stiamo per imbarcarci, per seguire da vicino Pagaiando tra le vele, e ascolteremo ovviamente il presidente del circolo canottieri Agropoli, Enzo Mazza. Con il presidente Enzo Mazza del circolo canottieri Agropoli per questa decima edizione di Pagaiando tra le vele, una manifestazione che si rinnova e che riscuote sempre grande successo. Diciamo che questo è il decimo anno consecutivo che sigliamo questo accordo con la Lega Navale di Agropoli, dove ci definiamo sentinelle del mare. Quest'anno è particolarmente arricchita la manifestazione perché ci sarà la presenza del, diciamo tra virgolette, l'ultima arrivata, l'associazione Punta Tresino, che ci delizierà con una bellissima frittura al termine della manifestazione. Partecipano la bellezza di 23 canoe, saranno a occhio e croce, vedendo le barche all'orizzonte, saranno una ventina di barche a vela, quindi sarà una giornata in cui noi ci incroceremo, noi con le canoe e loro con le barche a vela, e facciamo una vera e propria unione. Una promozione verso gli sport acquatici, ma anche grande sensibilizzazione verso l'ambiente, verso gli ambienti, gli ecosistemi marini. Sì, diciamo che l'obiettivo principale per cui ci siamo uniti è proprio perché noi con la canoa, con la Federazione Italiana Canoa Kayak, abbiamo i nostri 10 comandamenti quando usciamo per mare. E il rispetto per l'ambiente è la prima cosa che unisce, innanzitutto col senso civico, e soprattutto ci unisce con la Lega Navale e con tutte le associazioni che operano nell'ambito del mare, diciamo. Ecco. E proprio in questo ambito appunto ci sono anche altri progetti per il futuro? Sì, allora un altro progetto che sarà prossimo, che ci vedrà la prossima settimana, abbiamo chiuso un accordo con l'associazione Stella Polare di Casalnuovo, dove i soci del nostro circolo e noi in prima persona con la canoa ospiteremo 50 bambini che provengono da condizioni familiari un po' particolari, e gli regaleremo una giornata di mare e mostreremo in questa circostanza il nostro bellissimo Cilento e come si va per mare nel rispetto delle norme e della tutela dell'ambientale. E il prossimo obiettivo è soprattutto il prossimo passaggio fondamentale è soprattutto il Voga Agropoli, che ci sarà il 23 luglio. Questa è la prossima scadenza.